Continuando con J-pop, ovviamente non poteva mancare The Promised Neverland, e ho preso appunto il numero 12, il numero 13 e infine il volume 14. Allora, dopo lo scontro con Lewis nella fattoria, o comunque nella piccola tenuta di Goldie Pound, i ragazzini guidati da Emma e da Ugo riescono comunque a sfuggire a questa minaccia. Ovviamente, trattandosi di The Promised Neverland, ci saranno anche altre minacce in questo caso, però non stiamo parlando dei demoni, ma degli esseri umani che attaccheranno di sorpresa il rifugio dei ragazzini, che dovranno appunto scappare, e toccherà questa volta a Ugo e a Lucas fare la loro parte per difenderli. In più ci sarà un altro pericolo, perché uno dei bambini si ammalerà gravemente e per cercare di salvarlo dovranno intrufolarsi in una nuova fattoria dove per forza di cose troveranno i medicinali che verranno poi utilizzati per salvare questo bambino. Ma è una corsa contro il tempo, perché è molto grave la situazione. Poi ho preso un vecchio manga, questo è più che altro un recupero, infatti già possedevo il numero 1, ho preso anche il volume 2 e il volume 3 di Godet, che praticamente è la storia di un'amicizia tra queste tre fanciulle, e una di queste è appunto una dei vampiri, forse il vampiro più potente che sia mai esistito. È bello perché innanzitutto è disegnato da Shiozaki, da Yuji Shiozaki, che è lo stesso autore di Ikitosen e di altri manga che sto a consigliarvi proprio perché il materiale è ci presente. Però mi è piaciuta soprattutto la storia, sembrava quasi un film di Robert Rodriguez per gli cineasti, diciamo gli intenditori di cinema, ricordava un po' quel genere lì, horror però anche un po' caciarone, bello bello. E in più, se pensiamo che lo scontro finale contro Dracula, perché c'è anche Dracula, si farà nella sede del Vaticano, allora capirete già che filone sta seguendo quest'opera. Comunque lo consiglio per i pochi amanti del genere un po' ecchi, ma anche horror, splatter, e anche molto molto commedia grottesca, divertente, e sbrigatevi a recuperarlo, perché comunque è una serie che è uscita già da un bel po' di tempo. Io sono riuscito comunque a concluderla in 3 volumi. Poi una novità: Super H Heroes, come avete visto già a inizio video, ho preso anche questa edizione con la calamita che davano in omaggio, che raffigurava le mutandine, le sue mutandine. E che dire, è anche questo un manga ecchi che ha come tema la salvaguardia del bene comune, della comunità, contro la minaccia dei Kiseju, che sono delle creature che si, diciamo, vogliono schiavizzare l'umanità, ma soprattutto vogliono sottrarre agli esseri umani l'erotismo. Strano a dirsi. Comunque, io il fulcro centrale di quest'opera, forse è un chiaro riferimento da parte dell'autore nel voler combattere la censura che spesso si attua nei manga. Io almeno questa chiave di lettura ho riscontrato leggendo questo primo volume, poi magari mi sbaglio, non lo so, probabilmente sì. Comunque, anche questo la consiglio perché sì, è molto ecchi, sull'erotico, ecco, diciamo, va generarsi così questa storia. Era solo il primo volume, già mi sono ritrovato mostri insetto con le tette, così a caso, ragazze senza mutandine ovviamente,
La storia di per sé è un racconto del rapporto di amicizia tra due ragazzi che si conoscevano già da parecchio tempo, quindi il classico rapporto di diciamo amore a prima vista o comunque quei rapporti, sai, tra ragazzo e ragazza che si conoscevano già ai tempi delle elementari, e poi si va a approfondire verso l'età del periodo scolastico delle superiori, credo, più o meno sì. Però ho fatto una buona impressione, sì. Sì e no, va bene, dovrò leggere il secondo volume quando lo prenderò per dare una, diciamo, una chiave di lettura un po' più sviluppata per quest'opera. Però è buona perché ci sono appunto molte scene ecci. E parlando sempre di ecci, naturalmente, del maestro Haruki, questa volta però stiamo parlando di casa Magic Press, la collana Black Magic. Ho preso, o meglio recuperato, tutta la serie Sensei, o Sensei, sì, dall'1 all'8, questo ve lo mostro meglio. Bello, bello. Parla praticamente delle fantasie erotiche di questo insegnante con le proprie, diciamo, studentesse, ma si parla soltanto di fantasie, non di scene vere e proprie. È un erotico che non va sull'esplicito, ovviamente, non aspettatevi chissà quali scene di sesso, però è molto, molto sensuale. Devo finire di leggere l'ultimo volume, vi dico soltanto che mi ha preso tanto questa serie di Haruki. È anche la prima che concludo, perché ce ne sono altre che posseggo, come ad esempio Secretarial Section Drop. Non è concluso perché me ne mancano altri due, ho soltanto i primi due volumi. Ma anche questo sulla falsariga dell'erotismo che non va comunque a soverchiare l'hentai, non ci arriva ancora, è molto più edulcorato rispetto a un hentai vero e proprio. Quindi anche questo mi piace principalmente perché appunto è stato Haruki a crearlo, quest'autore mi fa impazzire per come disegna i corpi femminili. Queste espressioni bellissime. Però ci sono anche altre storie. In questo caso sto parlando di Josuke Nagashima con il suo L'Otaku del 10.000 a.C. Ho il primo volume, è composto in tutto da tre volumi e non vedo l'ora di finirlo. Praticamente parla di un uomo dell'età moderna che si ritrova sbalzato nel periodo diciamo, dell'uomo di Neanderthal o comunque della preistoria, dove i primitivi conoscevano soltanto una posizione per applicare all'amore, ok? E lui si diverte a insegnare nuove posizioni, come ad esempio la posizione dello struzzo. La posizione dello struzzo è come? Allora, la posizione dello struzzo praticamente lei sotto e tu sopra. Lei sotto e tu sopra, cioè comunissima, no? Sì, ma lei con la testa infilata nella sabbia. E ovviamente, dopo i fumetti erotici, ci volevano anche gli hentai. E ho preso ben quattro volumi. My Sweet Devil. Pandemonium. Ciliegia acerba. Micette vogliose. Il big acquisto, sempre di Black Magic, ovviamente, è una raccolta di. Non è proprio un artbook, è una sorta di artbook, è più
un quaderno di lavori fatti appunto dall'autore di Ghost in the Shell, ovvero Masamune Shirov, col suo Galgrace Galhound Plus W Tales Cut. Questo, signori miei, è qualcosa di pazzesco, bellissimo. Ogni pagina è... ecco, forse questa è la più... meno erotica che ci possa essere, perché poi per il resto, ragazzi, però tanta roba. L'unico difetto, ovviamente, di questo quadernone è che ci sono scene esplicite, ma sono comunque censurate. Non capisco il motivo per cui Black Magic abbia dovuto applicare la censura, dato che questi volumi si vendono già sigillati, proprio come un hentai esplicito vero e proprio. Quindi il problema della censura non so da cosa sia di peso, però sta di fatto che, anche se segnato vietate dei minori di 18 anni, vi beccherete tutte le tavole censurate, almeno la parte dove verrà più mostrato l'inguine, ecco, delle protagoniste. Comunque, io l'ho comprato ovviamente sia l'1 che il 2, probabilmente anche la terza uscita, non so quando ci sarà, lo prenderò, perché mi piacciono i disegni di Masamune Shirov, sono straordinari. E per concludere ho lasciato da parte, vabbè, Goen, con una novità, Dentro Mari, sempre parlando di Shuzo Shimi. Ho preso il numero 1, il numero 2 e il numero 3. Tutti conoscerete ovviamente la storia di Dentro Mari. Per farla breve, un ragazzo che si infatua di una ragazza delle superiori, e un giorno si risveglia nel suo corpo e dovrà scoprire come mai è finito dentro il corpo della ragazza che desiderava avere come fidanzata, ma che però non aveva mai il coraggio di dichiararsi, non avendo mai avuto questo, diciamo, questo contatto con questa ragazza, e misteriosamente si ritrova nel suo corpo. Non si spiega come sia potuto succedere, e soprattutto, se lui è finito nel corpo di lei, lei dove è finita? Piccola nota di demerito per Goen, una delle tante oramai, e come riescano poi a rovinare tutto. Praticamente sul quarto di copertina noterete la scritta Shonen, quando sappiamo tutti che Dentro Mari è pubblicato su una rivista seinen. Ok, e per concludere con Goen ho preso il numero 32, il numero 33 e il numero 34 di Food Wars. Praticamente qui siamo nella fase finale del manga, dove Soma Yukihira dovrà battersi in un torneo che vedrà schierati i più grandi chef del mondo, ma soprattutto i cuochi dell'ombra, del mondo delle ombre, una cosa alla Yu-Gi-Oh! Ecco. E si vedranno questi chef che fanno parte di questo della cucina delle ombre, comunque, che hanno a che fare con tutto ciò che riguarda la malavita, cioè praticamente personaggi meglio, con cui è meglio non averci nulla a che fare, adottare strane tecniche di cucina. Addirittura ho visto una tizia che ha usato una specie di mini motosega che si usa tipicamente per le sculture, crearla per impastare, per cucinare, quindi assurdo, proprio assurdo. Metodi di cucina pazzeschi, ma che fanno appunto parte del modo di pensare dell'autore di Food Wars, che sono sia particolari, ma sono comunque affascinanti. E finisce qui il video acquisti del mese invernale. Spero che questo video vi sia piaciuto. Ovviamente sotto troverete i link per i miei canali Telegram, pagina Facebook. Vi ricordo anche di iscrivervi a Romance World, sotto troverete anche il link. E
Detto questo, ci rivediamo a un prossimo video che sarà un po' diverso dal solito, ma lo scoprirete soltanto continuando a seguire il canale. Il buon Fabio.